Incontro importante presso la sede operativa di Alto Pascio del gruppo Potenti, alla quale hanno partecipato tutti i responsabili dei punti vendita gruppo Potenti affiliati per Rico Io. I 47 direttori dei punti vendita hanno seguito i lavori durati un'intera giornata. Ad aprire i lavori Francesco Potenti con un ampio e caloroso saluto, successivamente è stata la volta di Mirko Gunnella, presidente CESEP, che ha sottolineato l'importanza di appartenere al gruppo Potenti. Di appartenere al gruppo Potenti, perché il gruppo Potenti praticamente in questa situazione di crisi che c'è, ha delle risorse, grazie a Marco Potenti che tutti i giorni va al giro, che porta tanta roba. Alcune cose non vanno in porto, altre sì, come Casa e Casa, come l'Isola dei Tesori, praticamente riesce a portare avanti, anche in una situazione di mercato quale è quella che stiamo vivendo, uno spiraglio e quindi un modo per andare avanti e quindi portare poi dei risultati, cosa che a Milano con Marketing Trend... Nel corso dei lavori, i vari capi area come Piero, Massimo, ma soprattutto Alessio Coli, hanno fatto analisi analitiche e previsionali dell'andamento commerciale dei punti vendita, affrontando più volte l'argomento della crisi che sta investendo mezza Europa e non solo. Sottolineando ripetutamente come la strategia di espandere all'interno dei punti vendita dei corner abbia in qualche modo ammorbidito e attenuato gli effetti della crisi. Ma non solo queste iniziative sono risultate positive, ma anche le tante iniziative commerciali come volantini o offrire sconti dedicati ai clienti. È stata poi la volta di Fabio Balestri, direttore marketing del gruppo, che ha illustrato le novità. Prima di tutto ha affrontato l'argomento della sostituzione della vecchia bonus card e tutte le novità legate a questa tessera molto innovativa. Dopo la fase sperimentale che si è tenuta ad Alto Pascio, ha preso il via la fase di sostituzione ufficiale. Già in parte della Toscana è stata fatta, è iniziata da poco in Veneto e prossimamente anche il Piemonte e così via tutti gli altri punti vendita in giro per l'Italia. È stato proiettato un video dove Balestri spiega le future innovazioni legate al digital signage che a breve raggiungerà tutti i punti vendita interagendo direttamente con i clienti e questa sarà una vera e assoluta novità che riguarda il futuro dei Brico Io affiliati Gruppo Potenti. Ancora Fabio ha parlato di un'altra iniziativa importante che è collaterale, la B-Online, un'organizzazione che in futuro potrà essere un partner importante per tutti i Brico Io del gruppo. Al termine, la parola al presidente Marco Potenti, che col suo modo originale di affrontare gli argomenti ha acceso l'interesse della platea e iniettato fiducia a tutti i presenti. Al termine, un lungo applauso ha chiuso il lavoro.